Stasera voglio preparare insieme a voi un piatto per una cena un pochino casual, delle piadine fatte con il licoli, il lievito madre, che andremo a preparare insieme a del petto di pollo speziato e del songino e faremo anche delle zucchine rosolate. Per prima cosa io parto dalle zucchine. Togliamo l'estremità, tagliamo a metà, poi tagliamo ulteriormente a metà formando quattro parti e le tagliamo a listarelle. Mi raccomando, non le fate troppo spesse. Quindi le ritaglio ulteriormente, che voglio avere delle listarelle, come ho già detto. Nel frattempo scaldiamo l'olio con le spezie. Io ho messo timo, curcuma e peperone dolce insieme all'olio a scaldarsi. Mettiamo le zucchine a rosolare e passiamo al pollo. Io ho precedentemente scongelato il pollo che lo avevo in freezer. Saliamo. E tagliamo anche questo a listarelle. A questo punto lo passiamo in un mix di spezie che ho preparato, cioè timo, rosmarino, curcuma, zenzero, peperone dolce. Accendiamo la bistecchiera. Diamo una spruzzata di limone, il goccino di olio ci serve a distribuire le spezie. Passiamo anche questo sopra la bistecchiera e facciamo cuocere. Vi mostro intanto la carne e le verdure in cottura. Le nostre zucchine si stanno rosolando, facciamo attenzione, non fate come me che poi si bruciano. E il pollo che poi andiamo a girare e facciamo cuocere ben bene. Mentre il pollo e le zucchine cuociono, andiamo a stendere le piadine. Prendiamo un piano di lavoro infarinato. Mettiamo un pochino di farina. Stacchiamo dei pezzetti dall'impasto della piadina con lievito madre, con licoli in questo caso, e la stendiamo. Io taglio in due. Per le dosi della piadina con lievito madre potete vedere sul mio blog www.lericettedichiccalove.it e trovate la piadina con lievito madre. Per questa versione specifica che ho fatto oggi, che vado molto occhio, io ho usato 30 g di esubero di licoli, tolto dal frigo utilizzato, 60 g di farina, un pizzico di zucchero, 1-2 g di sale e un cucchiaio di olio extravergine d'oliva. Andiamo a stendere. L'ho preparato oggi a pranzo e lo sto usando, sono le 10 ormai, l'ho fatto lievitare 8 ore, ma l'impasto ne ho fatto poco perché mi serviva solamente per me. Diciamo che sono le dosi per una piadina grande o un paio piccoline. Io preferisco farle piccole che sono più facili sia da cuocere che poi da mangiare. Con una forchetta pratichiamo dei buchi. Io per sicurezza ne stendo sempre due perché quando vado a cucinarle la prima mi esce sempre un pochino più duretta. Così ho almeno la seconda versione che mi esce proprio come la voglio io.
Allora, il pollo sto andando, le zucchine le ho spente, abbassiamo il fuoco. Il colore giallo del petto di pollo è dato dalla curcuma, è la curcumina che lo fa colorare. Cuociamo le nostre piadine, devono stare un paio di minuti per lato a fuoco basso. Assicuratevi sempre che il pollo sia ben cotto all'interno, deve essere bianco e lucente. Se è rosa, continuate la cottura, perché il pollo rosa non va assolutamente mangiato, fa venire la salmonella. Io ne taglio sempre qualcuno, casomai più spessi, per controllare che siano ben cotti. Vedete? Si vede? Quando volete dare una forma alla piadina, conviene che appena l'avete tolta dal fuoco le date una forma. Per esempio, come quando volete fare il burrito, mettete subito, la arrotolate, così si raffredda in questa posizione e rimane più comoda da utilizzare. Volendo, dopo la potete anche riaprire, però la potete utilizzare subito e prende la forma subito, perché sennò una volta che si raffredda, la posizione orizzontale classica, quando poi andate a piegare di solito tende a rompersi. Allora, questa è la preparazione della piadina con Licoli. Volendo la si può preparare anche senza, e quindi non ha bisogno di tutte le ore di lievitazione che servono a Licoli. Tornate la sera, preparate al momento, veloce veloce, impastate, stendete e mettete sopra la piastra per cucinarlo. Ci vogliono 5 minuti ed è facilissimo e vi risolve quando non sapete che cosa mangiare oppure non avete il pane a casa. La versione senza Licoli la trovate sul mio blog, potete andarla a visitare e vedere la ricetta. Regolate sempre la fiamma, non deve essere troppo alta, altrimenti si brucia. Ok, la piadina è pronta, ora andiamo a montare la nostra piadina. Andiamo a creare la nostra piadina con il petto di pollo alla piastra speziato, le zucchine rosolate e il songino. Questa è una piadina senza lievito di birra, fatta con il Licoli, a lievitazione naturale, ma si può fare anche senza. È una ricetta senza nickel e anche ipocalorica, perché comunque se state attenti al dosaggio usate poco olio, è una ricetta light che potete mangiare perfettamente e rientra nei vostri macro. Possiamo preparare la nostra piadina in due modi, o arrotolata, stile burrito o taco, oppure facciamo la classica, quella italiana piegata a metà, quella romagnola. Per fare quella classica disponiamo i nostri ingredienti su una metà, mettiamo le zucchine, il pollo e poi mettiamo il songino che io precedentemente ho condito con olio, sale e un pizzico di aceto di mele. Questa poi si chiude ed è pronta. Se invece la vogliamo fare arrotolata, la riapriamo, tanto ormai ha preso la forma, e inseriamo tutti gli ingredienti al centro. Allora, se vogliamo fare un taco disponiamo gli ingredienti al centro, invece se vogliamo fare un burrito metteremo gli ingredienti su un'estremità e poi avvolgeremo. Le mie piadine e i miei taco sono pronti per essere gustati, senza nickel, a basso contenuto di calorie e senza glutine se utilizzate delle farine adeguate per fare la piadina. Vi ricordo che trovate tutte le ricette, anche quella del pollo speziato, sul mio blog, lericettedichiccalove.it. Mi trovate anche su YouTube, Instagram e Facebook con la pagina e il gruppo. Se la ricetta vi è piaciuta, ricordatevi di mettere un like e iscrivetevi al canale. Questo è tutto per stasera dalla vostra Chicca Love. Un bacio e buon appetito, snassini!